Ciao a tutti! Oggi voglio condividere con voi il processo di realizzazione del mio ultimo autoritratto fotografico. Ho cercato di creare una foto che catturasse la mia personalità e il mio stile e volevo farvi vedere come ho utilizzato la luce e l'attrezzatura per ottenere il risultato desiderato. Per iniziare, ho utilizzato una fonte di luce principale, una luce Mylus LED da 100 W. Questa luce era montata su un softbox da 90 cm, posizionato a 45 gradi dal mio soggetto. Come obiettivo ho usato Sigma 105 mm. Questa combinazione mi ha dato la flessibilità necessaria per ottenere dettagli nitidi e un bello sfocato dello sfondo, mettendo in risalto il soggetto. Per quanto riguarda le impostazioni della fotocamera, ho giocato con l'apertura del diaframma per ottenere la giusta profondità di campo, mettendo a fuoco il viso mentre sfocavo delicatamente lo sfondo. Questa configurazione mi ha permesso di ottenere una luce morbida e avvolgente, minimizzando le ombre dure e creando un aspetto più naturale. Ed eccoci qua! Questo è solo un assaggio di quello che potete fare nella post-produzione di un ritratto in bianco e nero con Photoshop. Il primo passo è la conversione in bianco e nero. Questo elimina la componente colore, ma non preoccupatevi, ci stiamo muovendo verso un risultato migliore. Siate creativi, sperimentate con diverse opzioni e trovate il look che meglio si adatta al vostro stile. Dopo il bianco e nero viene la regolazione dell'esposizione. Regoliamo l'intensità della luce e delle ombre, sempre tenendo d'occhio l'istogramma. Gli occhi sono uno degli elementi chiave in un'immagine e renderli più intensi può davvero migliorare il ritratto complessivo. In conclusione, la mia post-produzione è stata guidata dall'idea di migliorare senza stravolgere. Volevo che l'immagine conservasse la sua essenza originale, rendendo la modifica quasi invisibile. Spero che questo approccio vi ispiri nella vostra post-produzione. Grazie per l'ascolto e buon lavoro con le vostre immagini!